Buongiorno a tutti, vi ringrazio di aver aderito al nostro invito per questo incontro di studi, di confronto che il Patronato ACLI ha voluto organizzare grazie alla collaborazione della sede centrale, e quindi qui noi abbiamo i nostri responsabili nazionali del settore previdenza, l'avvocato Claudio Piazzanti e la dottoressa Daniela Verrienti. Quindi vi ringrazio per questa giornata, mi auguro che ci siano tanti spunti anche per noi, per il lavoro che nel quotidiano andiamo a svolgere. Vi porto i saluti del Presidente regionale e provinciale che stanno per arrivare e del Direttore, che purtroppo pure lui sta per arrivare, perché i mezzi di comunicazione a volte non sono così puntuali come noi. Grazie di nuovo e buon lavoro. Già assistenza a 360 gradi su tutta la previdenza. Previdenza in convenzione internazionale, laddove vi segnalo dei periodi di lavoro svolti all'estero. Insomma. Quindi, questo siamo noi, una serie di servizi che qui ci sono le icone, no? Li trovate anche nel nostro sito. Noi adesso parleremo di contributi e pensioni, che è la nostra attività che si rivolge alla previdenza, quindi alle pensioni. Ma noi svolgiamo assistenza anche in materia di lavoro, e quindi conteggio, buste paghe, controllo dei contratti di lavoro, differenze retributive e quant'altro, quindi proprio la funzione di tutela del lavoratore. Lavoro e salute, quindi INAIL, infortuni e malattie professionali, risparmio, previdenza complementare, voi sapete insomma per sé ausilio il fondo di previdenza complementare, ma anche espero per il comparto della scuola. Noi abbiamo una convenzione come patronato aderente al CEPA con Perseo Sirio, abbiamo una piattaforma che è la piattaforma Prevident, con la quale noi ci colleghiamo direttamente con il Fondo di Previdenza Complementare per verificare le posizioni assicurative anche complementari dei lavoratori. Sostegno al reddito, insomma, questo riguarda non che altro l'ambito del lavoro privato, no? Quindi le varie NASPI, ASDI, DISCOL, tutte queste indennità che assistono il lavoratore quando perde il lavoro. Invalidità, sono le pensioni di inabilità sia previdenziali che civili. Welfare per la famiglia, pure qui c'è un proliferare di normative, voucher, servizi per l'assistenza della maternità, bonus bebè, assegni familiari o maternità da parte dei comuni e dello Stato nei confronti dei cittadini. Colf e badanti, abbiamo un servizio sviluppato anche di intermediazione domanda offerta di lavoro, perché chiaramente il lavoratore, ma soprattutto i pensionati, magari hanno bisogno di un'assistenza domiciliare, che può essere sia un'assistente domestica ma anche una badante. Noi facciamo vero e proprio matching, intermediazione domanda offerta di lavoro, ma anche assistenza nella stipulazione dei contratti e nella gestione del rapporto di lavoro. Straniero in Italia, altro grande settore, noi curiamo tutto il mondo dell'immigrazione, quindi permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, riconoscimento di titoli di studio esteri, cittadinanza italiana, insomma è un servizio abbastanza ampio che nelle nostre sedi variamente si può trovare. Quanti siamo? 1236 in tutta Italia, ma anche in diversi paesi del mondo, perché insomma, abbiamo sedi anche in alcuni paesi che dopo vedremo. La nostra forza sono anche i promotori sociali volontari, anzi di avvocazione, che vuole insomma anche avvicinarsi al nostro mondo per vedere insomma come facciamo. Questi sono anche i promotori volontari, sono registrati al Ministero del Lavoro, perché noi abbiamo un modello di convenzione stabilito dalla legge, quindi non è una cosa fatta insomma così in modo informale, ma c'è proprio una vera e propria convenzione disciplinata dalla legge. E abbiamo anche chiaramente i consulenti medici e avvocati, perché noi andiamo in casa se c'è bisogno, e noi soprattutto anche assistiamo nelle invalidità con delle perizie, insomma degli esami medici e medico-legali di quella che è la situazione di salute del lavoratore, per capire se e come attivare una pratica di invalidità. Oltre l'Italia, in 21 stati, siamo in tante parti del mondo: America Latina, Brasile, Argentina, Cile, Venezuela, Uruguay, quasi tutta l'Europa, quantomeno i paesi più importanti: Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, ma anche Sudafrica, Australia, insomma sono i paesi di vecchia emigrazione degli italiani, ma anche quelli insomma in cui anche i nostri giovani stanno in questi anni così sperimentando una nuova forma di emigrazione.
Quindi noi abbiamo uffici in queste sedi, noi abbiamo nostri corrispondenti, nostre sedi, anche per tutte quelle che sono le esigenze del lavoratore che poi si sposta e va all'estero, anche i nostri giovani, svolgiamo anche molto servizi per la ricerca magari di alloggio, il contratto di lavoro, la tutela della salute e la sanità nel paese di destinazione. Siamo 563 uffici riconosciuti in Italia e nel mondo, sedi regionali, segretariati sociali che sono le cellule un pochino più piccole e capillarizzate sul territorio, e i nostri numeri insomma abbastanza importanti, più di 1,5 milioni di persone incontrate nell'ultimo anno, più di 2 milioni di prestazioni sociali ottenute, riconosciute in tutti gli ambiti chiaramente che abbiamo visto fino adesso, per comprendere anche l'invalidità civile, le verifiche su posizioni contributive. Ecco, questo era insomma un momento che mi faceva piacere condividere con voi anche per presentarci e anche un po' legittimare quello che è il nostro incontro odierno e il motivo per il quale siamo qua. Chiaramente, come dicevo all'inizio, a noi fa molto piacere incontrare l'amministrazione e anche avere un confronto per quelle che sono le sinergie che si possono mettere in campo e quelli che sono i problemi che dall'altra parte magari si verificano nella gestione delle posizioni, nella tutela del lavoratore, perché conoscendoci meglio insomma anche noi capiamo magari quelle che sono le vostre esigenze e diventa più facile anche collaborare nell'interesse dei lavoratori. La nostra giornata, come dicevamo, riguarda soprattutto la previdenza. Entreremo nelle prestazioni, vecchiaia anticipata, opzione donna, faremo tutto il possibile. Permettetemi però prima di parlare delle prestazioni di fare un breve preambolo su quello che è l'inquadramento della previdenza del pubblico impiego, perché vedete noi qua parliamo di ordinamento previdenziale dei dipendenti pubblici. Cos'è un ordinamento giuridico? È un insieme di norme che disciplinano un qualche cosa. Chiaramente parlando di ordinamento previdenziale noi intendiamo tutte quelle norme che disciplinano il diritto, la misura, le procedure per l'ottenimento di tutte quelle che sono le prestazioni previdenziali dei pubblici dipendenti. E voi sapete insomma negli ultimi anni ci sono state normative di armonizzazione, tra l'altro queste slide noi le stiamo raccogliendo, no? Anche quelli che sono i vostri indirizzi email e quant'altro, per coloro i quali sono veramente interessati, poi anche i contatti con noi, per noi sarà anche un piacere condividerle con voi da qui a qualche giorno, insomma, le avremo sistemate anche un pochino meglio, quindi chiaramente prendete appunti, siate tranquilli insomma che questo materiale ve lo facciamo avere, che è molto più semplice per voi anche seguire in questo modo. Abbiamo detto la normativa previdenziale dei dipendenti pubblici. Ha senso ancora oggi parlare di ordinamento previdenziale dei dipendenti pubblici come un qualcosa di diverso, di distinto rispetto a quello dei lavoratori, della generalità dei lavoratori, del privato? È una domanda che ci poniamo perché voi sapete che dal 92, più anziano nel trattare la materia previdenziale, già col decreto legislativo 503 del 92 chiamato, si è messa in moto tutta quella attività di armonizzazione e di uniformazione dei regimi previdenziali che ha portato il pubblico impiego ad avvicinarsi, a volte a immedesimarsi con la normativa dell'INPS. E però noi diciamo che ha ancora senso parlare in modo separato e distaccato dell'ordinamento dei pubblici dipendenti, perché nonostante l'opera di armonizzazione ci sono ancora tante particolarità che disciplinano la normativa dei pubblici dipendenti e la differenza non rispetto a quella dell'INPS. Innanzitutto diciamo che il pubblico impiego è ancora giuridicamente individuato come una forma di previdenza esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria, quindi un qualcosa che è diverso rispetto all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, dei dipendenti privati e dei lavoratori autonomi. Ed è un fondo esclusivo, vuol dire che se il pubblico impiego, la posizione assicurativa da pubblico dipendente, noi la vogliamo far dialogare, quindi confluire, ricongiungere, cumulare, totalizzare con quella del dipendente privato, noi dobbiamo mettere in atto alcune operazioni, che sono appunto le ricongiunzioni piuttosto che cumuli, piuttosto che le totalizzazioni.
Quindi le due posizioni, se io sono stato dipendente privato e dipendente pubblico, non si fondono fra di loro, non si uniscono automaticamente, non si possono conteggiare insieme, ma possono, ecco, cumularsi, totalizzarsi e ricongiungersi quando il lavoratore esercita questo tipo di domanda, questo tipo di diritto e lo fa a ragion veduta dopo aver fatto tutta una serie di valutazioni. Però comunque sia, al di là del fatto che il fondo del pubblico impiego è ancora distinto da quello dell'INPS, INPS e pubblico impiego hanno ancora molte diversità. Uno dei terreni in cui c'è ancora una separazione di normativa è quello delle invalidità, ad esempio. Nell'impiego privato c'è l'assegno ordinario di invalidità, che è una prestazione di invalidità che può essere conseguita pur continuando a lavorare. Quindi il dipendente privato che subisce un'invalidità superiore al 66% può richiedere e ottenere l'assegno di invalidità, nel pubblico impiego no. Nel pubblico impiego esiste ancora una normativa che impone per qualsiasi tipo di invalidità la cessazione del rapporto di lavoro e quindi c'è la cosiddetta pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2,12 della legge 335-95 che è una pensione che comunque si automaticamente comporta il licenziamento, la dispensa del lavoratore per inabilità psicofisica. E che quindi già questa è una grande differenza che va a danno, insomma, del pubblico impiego nel settore delle invalidità, perché nelle invalidità non c'è la possibilità di usufruire di una pensione continuando a lavorare. Ma differenze ci sono anche nel calcolo di pensione, ancora al di là del fatto che sulle posizioni assicurative maturate dal 2012 in poi c'è il calcolo contributivo per tutti i regimi previdenziali. Sulla posizione maturata fino al 2011, che è una posizione retributiva, ancora ci sono regole di calcolo differenti tra INPS e pubblico impiego. Altre differenze nei contributi figurativi, nei periodi della malattia, nei periodi di astensione per congedo straordinario, per assistenza di parenti, insomma, con handicap grave, e nella previdenza in convenzione internazionale, l'INPS ad esempio totalizza i periodi assicurativi, oltre che con i paesi dell'Unione Europea, anche con numerosi paesi extracomunitari. Il pubblico impiego no. Il pubblico impiego totalizza le posizioni assicurative, quindi somma i contributi italiani soltanto con quelli dei paesi dell'Unione Europea. Quindi ecco, sistema di misurazione delle anzianità contributive, l'INPS misura in settimane l'anzianità contributiva del lavoratore, in mesi se è un commerciante o un artigiano. Il pubblico impiego conteggia in anni, mesi e giorni, quindi anche il sistema metrico di conteggio dell'anzianità contributiva fa sì che sono degli ordinamenti che vanno tenuti distinti. All'interno del pubblico impiego noi teniamo distinto anche Stato rispetto ad enti locali, perché sono due casse previdenziali che fra di loro dialogano, perché si accumulano, si ricongiungono, si riuniscono anche gratuitamente. Quindi se io sono stato dipendente comunale, dipendente di un'ASL, un medico dell'ASL e poi vado ad assumere ad esempio un servizio nello Stato, che è un altro chiaramente ente pubblico, le due posizioni assicurative fra di loro si possono ricongiungere gratuitamente, ci sono le norme che lo prevedono, articolo 113 e seguenti del DPR 1092 del 73. E molto spesso queste norme agiscono d'ufficio, cioè le posizioni si fondono e si uniscono d'ufficio, a volte a domanda. Però ciò nonostante noi le dobbiamo tenere distinte perché sono due casse previdenziali che se non si attivano anche questi procedimenti di unificazione delle posizioni assicurative sono distinte e fra di loro prevedono delle normative diverse che ancora sussistono ad esempio sul calcolo di pensioni, perché lo Stato rispetto agli enti locali ad esempio nella determinazione della quota retributiva di pensione ha delle aliquote di rendimento e la valutazione anche della retribuzione pensionabile, normative diverse da quelle degli enti locali. Sulle invalidità esistono distinzioni tra Stato ed enti locali, ad esempio con gli enti locali si può andare in pensione di invalidità anche con una inabilità alle mansioni, ad esempio cioè mansioni con l'impossibilità di reimpiego in mansioni alternative. Nello Stato ormai l'inabilità alle mansioni non dà più diritto a un licenziamento per l'indennità psicofisica e una pensione, ma ci vuole un'inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro che è di grado un pochino più elevato. Quindi ecco, questo va giusto dei flash per dire che Stato ed enti locali fra di loro sono ancora da tenere distinti. Stato, lo conosciamo chi è,
le amministrazioni centrali, ma anche soprattutto voi sul territorio incontrate i lavoratori dello Stato che appartengono alle amministrazioni territoriali dello Stato, quindi fondamentalmente gli insegnanti, il comparto scuola è quello più importante, è un terzo di tutto il pubblico impiego, su 3 milioni e 300.000 iscritti del pubblico impiego all'INPDAP, 1 milione e 100 sono, appartengono al comparto della scuola, quindi lo Stato, cioè la scuola, ci sono le università, ci sono i tribunali, ci sono i magistrati, ci sono i militari e le forze di polizia, quindi polizia di Stato, penitenziaria, ex corpo forestale confluito nei carabinieri, vigili del fuoco, insomma ci sono tanti rappresentanti dello Stato nei territori. E noi troviamo anche nel territorio gli enti locali, sostanzialmente gli enti locali territoriali, quindi dipendenti dei comuni, delle regioni, delle province, ma anche delle ASL, e lì abbiamo personale sia amministrativo che medico, ma anche tutto quello che è il campo degli enti di ricerca e sperimentazione, Enea, Istat, CRA, Camere di Commercio e tanti 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 altri soggetti. Qual è la particolarità dei due settori della previdenza? Una particolarità che riguarda più che altro la gestione delle procedure di pensionamento. Nello Stato, fino a diciamo una quindicina di anni fa, le pubbliche amministrazioni, quindi i datori di lavoro, fungevano, oltre che da datori di lavoro, anche da istituti previdenziali dei loro lavoratori. Cosa vuol dire? Che all'interno dello Stato la pubblica amministrazione, quindi ipotizziamo gli ex provveditorati degli studi, che sono l'amministrazione datrice di lavoro, svolgevano le funzioni di istituto previdenziale per il loro lavoratore, quindi ricevevano e definivano quelle che erano le richieste di riscatto, ricongiunzione, computo, pensione di vecchiaia, pensione anticipata, quando c'erano le pensioni privilegiate e quant'altro è. Invece nel comparto enti locali queste funzioni di istituto previdenziale le ha da sempre assolte un istituto previdenziale vero e proprio terzo esterno, che era l'ex INPDAP, che poi vedremo insomma è stato recentemente soppresso. Quindi nella gestione degli adempimenti e delle incombenze in materia previdenziale, per tanti anni Stato ed enti locali si sono caratterizzati per questa differenza. Lo statale aveva il suo istituto previdenziale nel suo datore di lavoro. Il dipendente di ente locale aveva il suo istituto previdenziale non nel datore di lavoro, ma nell'ex INPDAP, insomma, quindi in un istituto previdenziale terzo che svolgeva e assumeva queste funzioni. Questo ex INPDAP, che è stato costituito nel 93, tra l'altro è nato, sorto come fusione delle ex casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza, la CIPDEL, la famosa CIPDEL che gestiva gli enti locali, la CPS, Cassa Pensione Sanitari, quindi medici veterinari degli enti delle amministrazioni del sistema sanitario nazionale, ospedali, medico condotto e quant'altro, la Cassa Pensioni Insegnanti, gli insegnanti di scuole parificate e gli ufficiali giudiziari. Istituito e sorto nel 93, la legge ha voluto che questo istituto previdenziale piano piano iniziasse ad assorbire anche le funzioni di istituto previdenziale anche per lo Stato. Quindi cosa vuol dire? Che piano piano la legge ha voluto che le pubbliche amministrazioni statali abbandonassero la loro funzione di istituti previdenziali per darle a questo INPDAP, all'interno del quale dal 1 gennaio del 96 fu istituita proprio la Cassa Pensioni dei Dipendenti Statali. Ebbene, questo processo di far confluire le funzioni di istituto previdenziale dalle amministrazioni statali all'INPDAP è stato un processo graduale nel tempo, e il primo grande comparto, settore statale, che è passato sotto la gestione dell'INPDAP è stato la scuola, il comparto scuola. La data di scrivine, vedete, è il 1 settembre del 2000. Cosa vuol dire? Che l'insegnante statale che fino al 31 agosto del 2000 doveva inoltrare una domanda di ricongiunzione, di riscatto oppure una domanda di pensione perché era cessato il 31 agosto del 2000, tutte queste incombenze le indirizzava al suo ufficio datoriale, che erano gli ex provveditorati agli studi.
A partire da quella data invece l'insegnante scolastico statale, la sua domanda di ricongiunzione, di riscatto, di computo, ma anche la sua domanda di pensione, ha iniziato a indirizzarla all'IPRAP, che aveva assunto la funzione di istituto previdenziale per quel tipo di lavoratori. L'altra tappa fondamentale di passaggio delle competenze dallo Stato all'INPRAP è quella del 1 ottobre del 2005 ed è importante perché è quella con cui sono passate la totalità delle amministrazioni civili dello Stato, Ministero dell'Interno, della Giustizia, Economia e Finanze, tutti i pubblici dipendenti statali appartenenti a questa amministrazione da quella data in poi sono passati dalla propria amministrazione all'INPRAP come istituto che gestisce le incombenze previdenziali. Ultima grande tappa, quella del 1 gennaio del 2010, che ha visto passare sotto la gestione ex INPRAP l'ultimo pezzo di amministrazione statale, che è quella dei militari, delle forze armate, dell'esercito, aeronautica e marina, e carabinieri, appartenenti sempre al Ministero della Difesa, e guardia di finanza. Cosa è successo? Quindi questo ex INPRAP, divenuto cicciottello, diciamo, so che aveva assunto le competenze ormai di tutto il pubblico impiego, sia stato che enti locali, quando era diventato un titolo abbastanza importante nelle sue attribuzioni, è stato alla fine soppresso, perché vedete, con la riforma Fornero, a partire dal 1 gennaio del 2012 l'INPDAP è stato soppresso e è confluito all'interno dell'INPS. Confluire all'interno dell'INPS non vuol dire però che la normativa previdenziale dei pubblici dipendenti è stata equiparata ad un colpo con quella dei dipendenti privati, non vuol dire che la posizione assicurativa di un pubblico dipendente è stata unificata con quella di un lavoratore privato, vuol dire soltanto che l'istituto previdenziale INPS ha creato al suo interno una gestione specifica, che è quella, insomma, la gestione dei dipendenti pubblici, che è un piccolo INPS, insomma, che chiamiamo all'interno dell'INPS, e che gestisce ancora tutte queste competenze relative ai pubblici dipendenti. Quello che è stato soppresso è il solo istituto previdenziale, l'INPDAP, e non la specifica normativa previdenziale dei pubblici dipendenti. Quindi ancora oggi, se abbiamo una posizione ex INPDAP da ente locale o Stato, o è una posizione da INS privato, ma anche cassa liberi professionisti e quant'altro, se vogliamo unificare queste posizioni dobbiamo attivare pratiche di ricongiunzione, cumulo, totalizzazione, che poi vedremo nella giornata. Però velocemente iniziamo proprio nella materia, insomma, quella più interessante, le pensioni dirette. La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, e tratteremo veramente lineamenti essenziali, perché quello che a noi interessa è chiarire veramente gli aspetti importanti, catturare quantomeno le notizie base. La pensione di vecchiaia è semplicissima, perché è una pensione che richiede un'età minima, un requisito anagrafico e un requisito contributivo minimo. Il requisito contributivo minimo è 20 anni, e lì non c'è nessun tipo di dubbio, bisogna raggiungere 20 anni per il diritto a pensione di vecchiaia. L'età. Vedete l'età, cosa è successo a partire dal 2012, a partire quindi dalla riforma Fornero. Noi eravamo arrivati al 2011, qua non si vede, ma nel 2011 gli uomini andavano in pensione di vecchiaia, parliamo di pubblico impiego, a 65 anni e le donne a 61 anni nel 2011. Dal 2012, guardate che bel salto in avanti hanno fatto uomini e donne, sono arrivati a 66 anni. Prima al 2012, 61 più finestra fa 62, non 66, però comunque sia erano 12 mesi la finestra. C'era la finestra, qui sono state, non ci sono più le finestre pensionistiche, però come vedete il balzo in avanti è stato evidente soprattutto per le donne, perché è vero che gli uomini avevano 65 anni di una finestra a 12 mesi, quindi 66, però le donne stavano a 61. È vero pure che già la normativa prima della riforma Fornero aveva detto che dal 2012 sarebbero andate a 65 anni, però visto che la finestra era in realtà un dissimulato posticipo del pensionamento, qua hanno eliminato proprio il discorso della finestra e hanno messo direttamente l'età di 66 anni, che però vedete è un'età che sembra fissa, ma in realtà non lo è, perché poi a partire dal 2013 è intervenuto anche il meccanismo dell'adeguamento costante dei requisiti anagrafici dell'età
ai cosiddetti incrementi delle aspettative di vita. Questa è una particolarità che è stata introdotta già dal 2010, ma che la riforma Fornero ha confermato nella sua operatività. Vuol dire praticamente che con cadenze prestabilite, vedete i primi due scatti sono stati triennali, poi a partire dal 2012 gli aumenti saranno biennali, quindi ogni 2 anni, c'è un decreto interministeriale che in base ai dati Istat stabilisce qual è l'incremento delle aspettative di vita di un cittadino che arriva a 65 anni di età. E quindi sembra che, insomma, il progresso delle scienze fa sì che vivremo sempre più a lungo, perché vedete che ogni 3-4 anni, e poi soprattutto con cadenza biennale a partire dal 2019, ci sono degli scatti in avanti abbastanza importanti. Vedete qua il primo triennio è stato un aumento di 3 mesi, il triennio dal 2016 al 2018 ci sono stati altri 4 mesi di incremento delle aspettative di vita. Il 2019 ci sarà il prossimo scatto. Quando sapremo la reale consistenza di questo aumento? Lo sapremo a fine anno, perché il decreto ministeriale dovrebbe uscire a dicembre di questo anno. Le previsioni iniziali dicevano 5 mesi di incremento dell'aspettativa di vita, ma potrebbe essere molto di meno, perché sappiamo che i dati Istat ci dicono che, quantomeno nel 2015, le aspettative di vita sono addirittura diminuite per la prima volta in Italia. Dal 1800 le aspettative di vita hanno avuto un piccolo regresso rispetto ai valori precedenti. Quindi, sommando l'età alle aspettative di vita, arriviamo all'età effettiva che dobbiamo raggiungere. Nel 2017 siamo a 66 anni e 7 mesi, uomini e donne, e potrebbero diventare 67 a partire dal 2019. Che è un'età, insomma, a partire dal 2018, tra l'altro, tutti i regimi previdenziali, quindi anche l'INPS dei dipendenti privati, arriverà all'età di 66 anni e 7 mesi. Quindi dal 2018 ci sarà veramente l'equiparazione di tutti i regimi. Attualmente le donne private dell'INPS vanno a 65 anni e 7 mesi nel 2017, quindi hanno un anno di meno, e le lavoratrici autonome, quindi artigiani, commercianti, gestione separata delle collaboratrici coordinate e continuative, stanno a 66 anni e un mese. Dal 2018 andranno tutte a 66 anni e 7 mesi. Quindi 20 anni di contributi, 66 anni e 7 mesi di età. C'è una particolarità per i giovani, per i lavoratori neo iscritti a partire dal 1 gennaio del 96, quei lavoratori che la legge individua come lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo, il primo versamento contributivo è avvenuto a partire dal 1 gennaio del 96, che sono i lavoratori del sistema contributivo. Per questi lavoratori i requisiti della pensione di vecchiaia sono quelli che abbiamo visto prima, i 20 anni e 66 anni e 7 mesi di età. Ma c'è una particolarità, che vale a dire che prima dei 70 anni, prima di raggiungere i 70 anni più le aspettative di vita, il diritto a pensione, quindi la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con quei 20 anni, 66 anni e 7 mesi di età, è subordinato al raggiungimento di un importo pensionistico minimo. Quindi i giovani neoiscritti che vogliono andare in pensione prima dei 70 anni e 7 mesi, diremo, perché le aspettative di vita oggi sono arrivate a 7 mesi, devono raggiungere un importo minimo che è 1,5 volte l'assegno sociale dell'INPS, che sono gli attuali 672 euro. Quindi un lavoratore di nuova iscrizione, prima di potergli dire sì, tu a 66 anni, 7 mesi, 20 anni, puoi andare in contribuzione, noi gli dobbiamo fare un calcolo di pensione. Quindi dobbiamo verificare se raggiungi questo importo minimo, lo puoi andare in pensione, altrimenti devi aspettare. Cosa devi aspettare? Devi aspettare i 70 anni più aspettative di vita, gli attuali 70 anni e 7 mesi. Perché raggiunta questa età, tu puoi andare in pensione di vecchiaia a prescindere dall'importo minimo, quindi qualsiasi sia l'importo della tua pensione, e addirittura, insomma, anche con soli 5 anni di contribuzione effettiva. Quindi non ti servono 20 anni, ma bastano 5 anni. Recentemente l'INPS ha chiarito il concetto di lavoratore neo iscritto, c'è stata una circolare, la numero 10 di gennaio di quest'anno, e ha detto sostanzialmente che, per chiarire, per capire se un pubblico dipendente deve essere considerato lavoratore appartenente a questa categoria,
bisogna considerare solo la posizione assicurativa da pubblico dipendente, sia Stato che enti locali, escludendo ad esempio quella dell'INPS, a meno che tu non la ricongiungi dentro all'INPS. Quindi vuol dire che se io sono stato dipendente privato nel 1980, nel 1990, e quindi ho versato all'INPS, e poi sono stato assunto dal comune o dallo Stato nel 98, io per l'INPS sono considerato in ambito INPDAP un neo iscritto, perché il mio primo contributo è successivo al 96. Uno dice, vabbè, ma tu c'hai la posizione dell'INPS da privato non la considero, a meno che tu non la ricongiungi dentro all'INPDAP, allora diventi, passi dal neo iscritto a un lavoratore che ha posizione anteriore al 96. Questo è importante perché fino a gennaio l'INPS la pensava diversamente, l'ex INPDAP, ma dava rilevanza anche ai contributi INPS non ricongiunti. E quindi c'è stato questo cambiamento importante. Nella nostra opera di consulenza noi andremo a verificare un lavoratore che ha iniziato nel 98-2000 se ha posizione pregressa o meno, perché ricongiungere significa passare al sistema retributivo, non ricongiungere significa rimanere nel contributivo. Oh, abbiamo visto la pensione di vecchiaia, vediamo la pensione anticipata, che è ancora più semplice. La pensione anticipata è quella che ha sostituito la vecchia pensione di anzianità. Ve la ricordate la vecchia pensione di anzianità come funzionava? Ci volevano 35 anni di contribuzione, ci voleva un'età minima, l'età era arrivata a 60 anni nel 2011, perché la pensione anticipata è stata introdotta nel 2012 con la riforma Fornero, quindi 35 anni di contribuzione, 60 anni di età, e poi c'era la cosiddetta quota. La quota era la somma tra età e anzianità contributiva che non doveva essere inferiore nel 2011 alla quota 96. Quindi io che arrivavo a 35 anni di contributi, avevo 61 anni di età, 35 più 61, 96, io avevo il diritto ad andare in pensione di anzianità. La riforma Fornero ha spazzato via tutto questo e ha detto la pensione di anzianità te la sostituisco con la pensione anticipata. E la pensione anticipata è una pensione che si consegue con il raggiungimento di un requisito contributivo e non serve più né età e né quota. Un requisito contributivo però, attenzione, abbastanza importante, perché mi sono scordato di dire che la vecchia pensione di anzianità si andava anche con i 40 anni di contributi, oltre che con i 35, 60 e quota 96. Questi 40 anni di contributi a partire dal 2012 sono aumentati. E vedete la progressione è quella che vediamo in quella colonna, requisito contributivo. Qui parliamo di uomini, le donne le vediamo dopo che hanno un anno di meno, uno sconto di un anno. Vedete, 42 anni e un mese nel 2012, 42,2 nel 2013, 42,3 nel 2014, poi 42,3 sono rimasti fermi. Cosa aumenta? Aumentano le aspettative di vita, perché le aspettative di vita si applica anche al requisito contributivo della pensione anticipata. E questo fa sì che oggi siamo arrivati a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini per poter andare in pensione anticipata. Probabilmente nel 2019 arriveremo a 43,3 e poi via discorrendo con questi aumenti delle aspettative di vita. Le donne hanno un anno di meno di anzianità contributiva per il diritto a pensione anticipata, hanno un piccolo sconticino, insomma, che se lo porteranno avanti, quindi 42 anni, e poi dite che insomma c'è il maschilismo, un anno di meno, 41 anni e 10 mesi per il diritto a pensione anticipata, però le regole sono sostanzialmente le stesse. Anche per la pensione anticipata ci sono regole particolari per i neo iscritti, per i lavoratori di nuova generazione, per i soggetti che hanno il primo accredito contributivo a partire dal 96. Perché? Oltre a quei requisiti che abbiamo visto, quindi 42 anni e 10 mesi uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, per i neo iscritti c'è un'ulteriore possibilità di andare in pensione anticipata. E questa possibilità può essere esercitata quando raggiungi i 63 anni di età più aspettative di vita, quindi siamo arrivati a 63 anni e 7 mesi di età,
20 anni di contribuzione effettiva e un importo minimo di pensione che stavolta deve essere di 2,8 l'assegno sociale dell'INPS e quindi 1.254 euro. Cosa vuol dire? Che un lavoratore ne ha iscritto INPDAP del pubblico impiego assunto nel 98, 99, 93 piuttosto che nel 2000, si fa i suoi 20 anni, 25 anni di servizio, magari ha retribuzioni elevate, perché per raggiungere quell'importo nel sistema di più, insomma, ci vogliono retribuzioni consistenti, però senza che aspetta i 63 anni e 7 mesi che vanno ancora più là, senza che aspetta i 42 anni e 10 mesi, raggiunti 63 anni più aspettative di vita, se facendogli un calcolo di pensione noi riscontriamo che ha raggiunto questo importo, gli possiamo dire guardi, lei già da adesso può decidere se andare in pensione anticipata, perché ha maturato un diritto a pensione anticipata. Lavoratori con neo iscrizione a partire dal 96, soltanto per loro, ok? Sì. Per completare il discorso ricordiamo velocemente la triste vicenda della penalizzazione delle pensioni anticipate. Voi sapete di che cosa si tratta? La normativa, la riforma Fornero, quando ha introdotto la pensione anticipata, non contenta di aver elevato il requisito contributivo a queste soglie siderali, no? Dei 42 anni rotti, aveva deciso anche che chi aveva ardire di andare in pensione prima dei 62 anni di età, perché magari aveva iniziato a lavorare a 18 anni e continuamente aveva faticosamente raggiunto questi suoi 42 anni di contribuzione, chi andava in pensione anticipata prima dei 62 anni di età subiva anche una penalizzazione, una percentuale di riduzione della pensione, una percentuale che era di un 1% annuo per i primi due anni anteriori al 62esimo, quindi andavo a 60 anni, ne mancavano due, avevo un 2% di penalizzazione permanente sulla pensione. Questo 1% saliva al 2% annuo laddove si andava con meno di 60 anni. Quindi andavo a 59 anni, avevo un 2% tra 59 e 60, 1 più 1, arrivavo a 4% di penalizzazione. Ebbene, questa penalizzazione introdotta, poi subito dopo hanno iniziato a sospenderla, a renderla inoperativa, perché in realtà insomma era qualche cosa che si percepiva che fosse così poco congruo e giustificabile. E quindi per farla breve, sostanzialmente la legge di stabilità del 2015, la legge 190 del 2014, ha detto che per tutte le pensioni anticipate con decorrenza dal 1 gennaio del 2015 questa penalizzazione non sarebbe stata applicata. La norma, vedete, del 2015 aveva detto sospensione della penalizzazione, quindi non applicazione per tutte le pensioni aventi decorrenza dal 2015, però attenzione, soltanto e limitatamente ai lavoratori che maturavano i requisiti entro il 2017. Cosa vuol dire? Che a partire dal 2018 questa penalizzazione sarebbe nuovamente diventata operativa, secondo la normativa del 2015. Tra l'altro nel frattempo la legge di stabilità dell'anno successivo, la 208 del 2015, ha abrogato le penalizzazioni anche sulle pensioni precedenti, quelle liquidate nel 2012, 13 e 14. Quindi a partire dal gennaio del 2016 anche le pensioni vecchie anticipate di chi era andato con meno di 62 anni non avevano più la penalizzazione a partire dal 2016. Cosa rimaneva però appeso? Cosa rimaneva in piedi? Rimaneva in piedi il discorso dei lavoratori che maturavano il diritto a pensione anticipata a partire dal 2018. Ebbene, l'ultima legge di bilancio, quella del 2017, la legge 236 del 2016, ha ora sanato questo problema e ha eliminato definitivamente la penalizzazione anche nei confronti dei lavoratori che accederanno a pensione anticipata con requisiti maturati dal 2018 in poi. Cosa vuol dire per noi in soldoni? Che non dobbiamo più fare i conti con questa penalizzazione. Nessun lavoratore corre più il rischio, andando in pensione anticipata prima dei 62 anni di età,
di subire una deturpazione della pensione. Non esiste più la penalizzazione, quindi questa è importante perché è una novità recentissima dell'ultima ora introdotta dalla legge di bilancio dell'ultimo anno. Decorrenza delle pensioni anticipate di vecchiaia. Lo diceva prima il collega, fino al 2011 c'erano le finestre. Cosa vuol dire? Che io maturavo il diritto il 3 agosto del 2010, la mia pensione poteva avere prima decorrenza utile, prima finestra utile il 4 agosto del 2011. Quindi io accedevo a pensione un anno dopo, il che voleva dire che io continuavo a lavorare un anno in più, fondamentalmente. Beh, con la riforma Fornero sono stati inaspriti i requisiti, ma sono state tolte le finestre. Quindi sostanzialmente dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti, io maturo 42 anni e 10 mesi il 10 settembre del 2017, dall'11 settembre del 2017 posso andare in pensione anticipata, chiaramente dando le dimissioni, cessando il rapporto lavorativo. Qui nel pubblico impiego esiste ancora la cosiddetta decorrenza intermedia nel corso del mese, si può andare il 2, 3, 4, 5, nell'INPS questo non esiste. Il dipendente privato va dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. Quindi il dipendente privato che matura il 16 settembre va il 1 ottobre in pensione. Il pubblico dipendente ancora ha questa particolarità che può andare in pensione nel corso del mese. Piccola parentesi su diritti acquisiti e salvaguardie, no? Perché poi la normativa ha delle piccole complicazioni che però sono gestibili. Cosa vogliamo dire? Che prima di, abbiamo un lavoratore davanti, prima di dire con sicurezza, guardi, lei per andare in pensione anticipata deve raggiungere 42,10 oppure deve raggiungere 66 anni e 7 mesi, noi dobbiamo verificare se per caso questo lavoratore non ha un diritto acquisito al 31 dicembre del 2011, perché in questo caso io mantengo la vecchia normativa, oppure se non appartiene a una di quelle categorie che sono state ammesse a salvaguardia da parte del legislatore. Voi sapete la salvaguardia, le 8 salvaguardie che si sono succedute a partire dal 2011, e quindi dobbiamo fare questo giro di verifica, che però è abbastanza semplice nel pubblico impiego, anche perché le categorie di salvaguardabili nel pubblico impiego sono veramente poche poche rispetto all'inizio che ci sono i lavoratori in mobilità, quelli che hanno fatto esito incentivato e quant'altro. Quindi nel pubblico impiego sono cose abbastanza gestibili. I diritti acquisiti, la prima cosa che verifichiamo, che poi col tempo insomma avrà sempre meno importanza, perché voi immaginate un diritto acquisito nel 2011, vuol dire che adesso però ancora qualcosa può ancora succedere. Io devo andare a verificare se ho maturato i requisiti al 2011, perché se li ho maturati rimane in vigore quei requisiti che sono magari più favorevoli. E allora, quali sono i requisiti in vigore al 2011? Piccola distinzione dobbiamo fare fra i lavoratori che hanno posizione contributiva anteriore al 96 e i lavoratori invece che sono in EU iscritti a partire dal 96. Perché quelli che partono dal 96 sono i lavoratori del contributivo, quelli che hanno posizione alla data del 31 dicembre 1995 anche un solo contributo, un servizio militare, un accredito di maternità extra lavorativa obbligatoria che dà diritto a contribuzione figurativa, un riscatto di una laurea, una ricongiunzione di un periodo assicurativo, quindi anche un giorno di contribuzione al 31 dicembre 1995 ti fa appartenere al sistema retributivo. Ebbene, i requisiti nel 2011 per la pensione di vecchiaia erano 20 anni di contribuzione, 65 anni per gli uomini e 61 per le donne. Quindi sostanzialmente le donne nate nel 1950, che nel 2011 avevano 61 anni di età, adesso chiaramente ne hanno 67. Quindi sostanzialmente questa deroga piano piano... 66, magari non hanno raggiunto i 63 anni e 7 mesi, hanno 66 anni, uno gli verrebbe da dire no, tu devi aspettare 63 anni e 7 mesi perché questa è l'età della pensione vecchiaia, però attenzione, questa persona è nata magari ad agosto, ipotizziamo, del 50, ad agosto del 50, quindi ad agosto del 2011
All'agosto del 2011 aveva 61 anni di età, nel 2011. Ha 30 anni di contribuzione, che è un'anzianità abbastanza normale, insomma, nel pubblico impiego, vuol dire che quindi a dicembre del 2011 avevo 20 anni di contribuzioni, questa donna ha maturato un diritto acquisito al 31 dicembre del 2011, perché dentro quella data ha maturato sia i 61 anni di età che i 20 di contribuzione, quindi in questo caso è un diritto acquisito, non dovrà aspettare i 7 mesi, i 66 anni e 7 mesi, ma ha i 60 anni, però c'è qui la finestra. Allora, questa è una deroga che col tempo è. Diritti acquisiti, qual era la pensione di anzianità al 2011? L'abbiamo detto prima, 35 anni di contribuzione, 60 anni di età e quota 96, oppure in alternativa 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età. Anche questa, insomma, è una deroga applicabile, magari qualche quota ancora la individuiamo a dicembre del 2011, ipotizziamo una nata in questo caso del 51 o uno nato del 51 che quindi attualmente ha 66 anni. 51 vuol dire che avevo 60 anni nel 2011, ipotizziamo avevo 36 anni di contribuzione, quindi raggiungevo anche quota 96. Questo è un diritto acquisito al 2011. È chiaro che sono deroghe che hanno avuto molto più efficacia nei primi anni, nel 2012, 13, 14, quindi col tempo andranno un pochino a perdersi. Un bel giorno le faremo sparire anche dalle slide quando servono più. Sistema contributivo. Diritti acquisiti al 2011 per i lavoratori neo iscritti a partire dal 96. Lavoratori con primo accredito contributivo collocato a partire dal 96. In questo caso la pensione di vecchiaia maturata nel 2011 in che cosa si differenzia rispetto a quella dei lavoratori del retributivo, quelli che avevano almeno un contributo a dicembre del 95, nel requisito contributivo per il diritto a pensione di vecchiaia? Vedete, i lavoratori del contributivo, i neo iscritti a partire dal 96, avevano come requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia 5 anni e non 20 anni di contribuzione. Quindi la donna che del 1950, che ci siamo detti, che nel 2011 ha raggiunto 61 anni di età, che aveva iniziato a lavorare nel 98 oppure nel 2000, nel 2005, e che quindi nel 2011 aveva raggiunto i suoi 5 anni di contribuzione, laddove in possesso di un importo minimo pari a 1,2 volte l'assegno sociale INPS, quindi non inferiore a questo limite che era 500 euro nel 2011, e anche questo lo si fa attraverso un calcolo di pensione, possiamo dire che ha un diritto acquisito a pensione di vecchiaia del 2011. Queste sono le situazioni un pochino più interessanti, perché voi sapete, e poi lo vedremo dopo, che raggiunti i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio, la persona che ha maturato un diritto a pensione è collocabile, deve essere collocata a riposo d'ufficio, altrimenti c'è il mantenimento in servizio fino al raggiungimento del requisito contributivo. Quindi questa è un'altra verifica che nelle situazioni limite può essere fatta, perché potremmo individuare diritti acquisiti da parte di lavoratrici che magari adesso hanno 11, 12, 13, 15 anni di contribuzione e che ci verrebbe da dire no, lei deve raggiungere i 20 anni, ma magari se noi individuiamo che abbiamo tutte queste condizioni cristallizzate a dicembre del 2011, noi possiamo dire che è una lavoratrice che ha un diritto acquisito e quindi raggiunti i 65 anni ad esempio può essere collocata a riposo d'ufficio senza dover essere mantenuta fino ai 70 anni ed oltre. Lasciamo i canali alternativi. Salvaguardie. Sulle salvaguardie pure vi tenderò pochissimo, perché in realtà categorie di salvaguardabili nel pubblico impiego sono state nel tempo due, di cui attualmente operativa ce n'è una sola. Salvaguardia cosa vuol dire? Vuol dire quelle categorie di lavoratori per i quali i vecchi requisiti, quelli in vigore al 2011, continuano ad operare anche oggi. Quindi vecchi requisiti maturati nel 2017,
Il diritto acquisito è vecchio requisito maturato nel 2011. La salvaguardia è vecchio requisito maturato nel 2017. Quindi il vecchio requisito proiettato ad oggi. Io sono un salvaguardato, quindi mantengo la normativa ante Fornero. Salto un po' di slide perché veramente qui è storia ormai passata, perché i primi ad averne 8 salvaguardie, insomma, questo lo sappiamo, 170.000 euro. L'ultima salvaguardia è l'ultima legge di bilancio. Ogni legge di bilancio che si rispetti ha una sua salvaguardia. Quindi vedete, siamo arrivati all'ottava salvaguardia. E posso interromperla? Prego. Ma se uno ha fatto domanda ed è stato riconosciuto ma non è entrato in graduatoria nella sesta salvaguardia, questo diritto che non è stato, diciamo, codificato perché non c'è la comunicazione formale da parte dell'INPS, può essere fatto valere anche adesso che la settima e l'ottava o la nona hanno modificato i termini? Quindi, ma lei dice che non c'è stata una comunicazione da parte dell'INPS? No. Non hanno dato risposta, oppure perché non entravano nel proton, perché generalmente cioè, le nuove salvaguardie hanno riutilizzato le risorse delle precedenti proprio perché non erano state utilizzate in tutti i posti. C'erano i requisiti, però non rientrava nel numero stabilito. Quindi vanno riattivate, vanno assolutamente ripescate, magari rivolgendosi all'INPS, perché le nuove salvaguardie che riguardano sempre gli stessi lavoratori poi alla fine vanno a ripescare le risorse. I requisiti con le salvaguardie sono state ridotte soltanto a chi è genitore o parente di questo. La quarta salvaguardia, assistenza familiare, vedete, allora guardiamo un po', perché parliamo di lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito di congedo straordinario, il congedo biennale, no? Articolo 42 del 151, per l'assistenza di familiare con handicap grave. Oppure la quarta salvaguardia addirittura prevedeva i permessi giornalieri, mensili, quelli dell'articolo 33 della 104 del 92. Quindi la quarta salvaguardia, che però ha esaurito tutti i suoi effetti, perché si è chiusa con il completamento dei 2500 posti, i 2500 posti della quarta salvaguardia si sono chiusi a coloro i quali hanno maturato i requisiti entro il 2012, quindi la quarta salvaguardia questa fu formalmente chiusa e riguardava sia congedo straordinario che permessi mensili, familiare con handicap grave. Già sulla salvaguardia successiva, la sesta ancora, rientrano i congedi straordinari, permessi e familiare con handicap grave. La settima salvaguardia invece soltanto per i figli con disabilità grave, soltanto il congedo straordinario, non più i permessi mensili. E questa situazione si è ripetuta con l'ottava salvaguardia, quella attuale, per la quale andava presentata domanda alla DTE entro il 2 marzo del 2017, quindi la domanda è scaduta. Qui sostanzialmente lei ci dice, insomma, coloro i quali, visto che queste due sono... No, dice della sesta o della sesta? Sesta. Che qui dentro non hanno... Chiaramente, se vogliamo rientrare nella settima o nell'ottava, dobbiamo chiudere il cerchio rispetto a permessi non più fruire, non più rilevanti, perché dalla settima salvaguardia soltanto il congedo straordinario e soltanto l'assistenza dei figli. Però la domanda è stata riprodotta nei termini, per esempio nella settima domanda entro il primo marzo, le condizioni, no? Perché nella sesta consentiva anche quelli che avevano preso il permesso della 1104. Nella settima e nell'ottava questo non era più possibile, però nella sesta c'era un numero limitato, la graduatoria gli consentiva, però se ci fossero stati i posti poteva essere, diciamo, accettata la domanda, i posti erano limitati, sono stati 1300. Chi era 1900, chi è, la domanda è questa, chi era al 1923, ha un diritto acquisito oppure si è chiusa? Quella lì è chiusa nel senso che tu
Se la tua assistenza era un permesso mensile per un familiare diverso dal figlio, è chiusa. Se invece era un congedo straordinario per figlio, allora potevi entrare nelle successive, nella settima e l'ottava. Per quanto riguarda la categoria estesa dei permessi mensili del familiare diverso dal figlio, quella si è chiusa con la quarta. Allora, e quindi va bene, i salvaguardati sono quelli, e questa è l'ultima cosa veramente noiosa che spero di dire in aggiornata, con i vecchi requisiti della norma anteriore alla riforma Fornero proiettati nel 2017. Vedete, laddove non ci fosse stata la riforma Fornero, i vecchi requisiti proiettati nel 2017 sarebbero arrivati attualmente a, per la vecchiaia, 20 anni di contribuzione e 65 anni e 7 mesi di età, più la finestra a 12 mesi, perché essendo vecchia normativa c'è la ricorrenza differita a 12 mesi, quindi arriviamo a 66 e 7 anche qua. Per i neo iscritti a partire dal 96 si modifica soltanto il requisito contributivo minimo, che sono 5 anni e non 20, maturati oggi, chiaramente, che qui parliamo di vecchi requisiti proiettati ad oggi. Per la pensione di anzianità abbiamo ancora le vecchie quote, questa può essere sicuramente più interessante, perché un salvaguardato, quindi un lavoratore che assistiva nel 2011, che fa un giorno di assistenza al figlio con handicap grave, un congedo straordinario, oggi se mi ha fatto domanda alla DTL entro il 2 marzo e viene riconosciuto nel plafond, può andare ancora in pensione con la vecchia pensione di anziana. Quindi riceverà una certificazione del diritto a pensione da parte dell'istituto dicendo che tu hai raggiunto i 35 anni, quindi non ci vogliono i 42 e 10, hai almeno 61 anni e 7 mesi di età, hai almeno quota 97,6 e quindi in questo caso veramente possiamo avere una situazione in cui possiamo avere, oppure 40 anni in alternativa ai 35 più età più quota. Il salvaguardato può andare ancora in pensione di anzianità con i 40 anni più finestra pensionistica. Attenzione, la finestra pensionistica dei 40 anni sono 15 mesi dalla data di maturazione del diritto. Sono tante cose, però questa è la normativa, tentando di semplificare il più possibile. Semplice non è, quindi ecco, chiaramente ci sono tante. E adesso velocemente anche qui sull'opzione donna, la conoscete penso tutte voi questa opportunità in più data alle donne di andare in pensione di anzianità con non 41 anni e 10, ma con 35 anni di contribuzione e 57 anni e 3 mesi di età. Voi sapete anche che però l'opzione donna ha un costo, e vale a dire che impone un calcolo della pensione interamente contributiva, quindi non c'è la quota retributiva di pensione, tu devi accettare una pensione calcolata da un sistema contributivo che mediamente si dice che il 30% in meno di pensione dipende da caso a caso. Però ci sta una penalizzazione evidentemente, insomma, di un importo di pensione. Mi scusi, posso? Prego. E chi a quella data aveva già i requisiti, però non ha fatto scelto l'opzione, la può fare oggi? Sì. Ma c'è sempre la finestra poi? Sì. La finestra c'è, adesso vediamo come è disciplinata, però l'INPS ha chiarito recentemente che se tu hai maturato i requisiti entro le date che vedremo, tu la tua opzione donna la puoi esercitare in qualsiasi momento successivo. Hai maturato i requisiti, ti si è aperta la finestra, tu puoi andare in opzione donna anche in un momento successivo, non devi per forza esercitarla nell'immediatezza del diritto e della finestra. Quindi può fare la collega, per esempio, può fare l'opzione il mese prossimo e quindi andare in pensione poi l'anno prossimo, giusto? Allora, vediamo come avvicinate e poi prendiamo il caso della sua collega, così lo verifichiamo in base a quello che diremo. Allora, chi ha diritto, quale donna ha diritto a esercitare opzione donna? In termini generali, questa opportunità si chiude
con la maturazione dei requisiti al 31 dicembre del 2015. Cosa vuol dire? Che io, la donna, per esercitare l'opzione donna, devo aver maturato i requisiti entro il 31 dicembre del 2015. Quali requisiti? 57 anni e 3 mesi di età entro il 31 dicembre del 2015 e 35 anni di contribuzione che nel pubblico impiego per l'opzione donna ancora si leggono con l'arrotondamento. L'arrotondamento a mese intero, la frazione di mese superiore a 15 giorni vale un mese intero. Quindi sono 34 anni, 11 mesi e 16 giorni e 57 anni e 3 mesi di età al 31 dicembre del 2015 consentono l'esercizio dell'opzione donna. Qual è la novità della legge di bilancio del 2017? Proprio l'ultima. La legge 232 del 2016. Sull'onda di tutte le donne che hanno lamentato il fatto ma io entro il 2015 non ho raggiunto 57 anni e 3 mesi ma ho raggiunto 57 anni, punto. E quindi sostanzialmente la legge di stabilità ha esteso, l'ultima legge di bilancio, la facoltà dell'opzione donna anche alle donne che entro il 31 dicembre del 2015 invece dei 57,3 hanno maturato i 57 anni di età, punto. E quindi sostanzialmente l'allargamento disposto dalla legge di stabilità del 2017 riguarda le donne nate nei mesi da ottobre, novembre e dicembre del 58, perché una nata nell'ottobre del 58 a dicembre del 2015 aveva 57 anni e 2 mesi. Quindi sotto la vecchia normativa non riusciva a maturare 57,3 e quindi sostanzialmente la legge di bilancio ha aperto fino alle donne che hanno maturato i 57 anni di età entro il 31 dicembre 2015, quindi le donne nate da ottobre a dicembre del 58. Chiaramente entro il 2015 devo aver maturato anche i miei 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di età. Una volta maturati i requisiti c'è la finestra, qui c'è la finestra differita. Come funziona la finestra? La finestra è posta a 12 mesi di distanza dalla data di maturazione del diritto. E quindi ad esempio, se ho la mia donna che ha raggiunto 57 anni e 3 mesi di età il 25 novembre del 2015, quindi già aveva diritto in base alla vecchia normativa, perché aveva 57 anni e 3 mesi, e 35 di contribuzione, noi dovremmo contare 12 mesi dalla data di maturazione del diritto. Sì. E quindi è 26 novembre del 2016. Però, come ci dicevamo, la finestra è aperta, non è una data fissa di accesso, ma io posso andare anche dopo. Io ho raggiunto il diritto acquisito, chiamiamolo così. E vediamo come funziona invece per le lavoratrici che hanno conseguito il diritto in base all'allargamento operato dall'ultima legge di stabilità, quindi le donne che nell'ottobre, novembre e dicembre del 58. Per queste donne i 12 mesi di finestra differita, non mi chiedete perché, lo ha detto la legge, partono dal raggiungimento dei 57 anni e 7 mesi di età. Quindi ci hanno messo sopra i 3 mesi più i 4 che sono scattati a partire dal 2016. Quindi sostanzialmente il comma della legge si esprime in modo abbastanza non chiaro, però questa è stata l'interpretazione. Per tutte le donne nate nel ottobre 1953, quindi che hanno avuto la possibilità di accedere all'opzione donna soltanto in base all'allargamento operato dalla legge di stabilità di bilancio 2017, i 12 mesi di finestra partono dai 57 e 7 mesi di età. E quindi riprendiamo l'esempio, e questa donna che ha maturato entro il 2015 57 anni e non 57,3 e 35 di contribuzione, la prima data utile di accesso a pensione sarà il 16 luglio del 2017, perché sono 57,7 raggiunti il 15 luglio del 2016, a cui aggiungo i 12 mesi di finestra, andiamo al 16 luglio del 2017. Ad esempio nel comparto scuola, che vedremo insomma ha delle sue regole particolari, per queste lavoratrici è stata data possibilità, è stato un allargamento dei termini per poter presentare le dimissioni e poter andare in pensione già dal 1 settembre del 2017 con l'opzione donna. E questo bello lo vedremo meglio dopo, no? Quando parliamo del comparto scuola.
Abbiamo detto che una volta individuata la prima decorrenza utile si può accedere in qualsiasi momento successivo, e lo ha finalmente detto in termini chiari l'Inps con il messaggio, eccolo qua, del 15 marzo, neanche un mese fa, il numero 1182, quindi io mi si apre la finestra, posso andare quando mi pare. Attenzione, qual è però il limite dell'opzione donna? Che se io maturo i requisiti ordinari, perché nel frattempo raggiungo i miei 41 anni e 10 mesi, oppure raggiungo i 66 anni e 7 mesi dai 20 di contribuzione, io non posso più esercitare l'opzione donna, nel senso che l'opzione donna è esercitabile fino al limite del raggiungimento dei requisiti ordinari. E magari gli è più conveniente un calcolo contributivo. Non è detto che il retributivo sia sempre più favorevole, a volte il contributivo può essere più favorevole. Quindi se tu maturi i requisiti ordinari e vuoi fare l'opzione donna, perché abbiamo avuto casi di, facendo proprio la consulenza, ripeto, di calcoli contributivi più favorevoli, non posso fare l'opzione donna perché ho maturato i requisiti ordinari. Quindi quello è l'unico limite, quindi aspettare sì, ma attenzione che nel frattempo non maturi i requisiti ordinari. Poi c'è questa cosa, insomma, che un pochino uno dimentica, però, che in realtà la legge di stabilità 2016, che è una norma che non è stata modificata né abrogata, prevede che questa opzione donna può avere un seguito, che non è detto che fino a qua. Perché ogni anno entro il 30 settembre c'è un monitoraggio delle risorse per capire se la sperimentazione, poi leggendo i giornali leggete che ci sono insomma ipotesi, proposte, richieste, pressioni di proroga, e può darsi che questa opportunità venga estesa anche negli anni prossimi. A che ora siamo arrivati? 10:40. 10:35? Alle 11 facciamo il break. Ci siamo, vado troppo veloce, cerchiamo di... Ok. Allora, adesso parliamo di un'altra cosa, che non è pensione vecchiaia, pensione di anzianità, ma sono i limiti di età o i limiti di servizio raggiunti i quali la pubblica amministrazione deve o può licenziare il lavoratore, collocare a riposo d'ufficio il pubblico dipendente. E quindi quali sono le situazioni e le ipotesi in cui il pubblico dipendente invece può invocare il trattenimento in servizio oltre questi limiti di età? Quali sono le situazioni che per legge legittimano, danno diritto al lavoratore di proseguire oltre questi limiti di età? E quindi parliamo dell'età raggiunta la quale c'è l'obbligo della cessazione del rapporto di lavoro, deve far cessare il rapporto di lavoro. E allora diciamo innanzitutto che la riforma Fornero avete visto ha elevato il requisito dell'età della pensione di vecchiaia dai 65, l'ha portata a 66 anni e 7 mesi, bla bla. La norma però, e parliamo del DL 101 del 2013, dopo qualche anno ha chiarito ormai in modo chiaro e inoppugnabile che l'innalzamento dell'età della pensione di vecchiaia disposta dalla riforma Fornero non ha elevato